Domani hai l'operazione, sai. Ti conviene mangiare. Oh, ti aspetti ancora che DeWitt faccia irruzione e ti liberi, vero? Sono passati 6 mesi. 6 mesi. Portaci la ragazza e annulli il tuo debito. Ma alla fine sarà lui a dover pagare per tutti noi, non è vero? Dove comincia la sua colpa? E dove termina la mia? Abbandonò per fare i propri interessi. In qualche modo gli sono grata. Mi ha mostrato quanta fiducia meritasse la nostra specie. Anche Dio si fidava degli uomini una volta. Sembra che abbiamo qualcosa in comune. La delusione. Non ho sempre amato il profeta. In verità, sono fuggita dal suo abbraccio. Ho anche... che non era mio padre, ma si trattava di un falso pastore. E quando arrivarono i lupi, lui non si fece da me.
con il passare dei giorni credo sempre meno in Dio e sempre più nei Lutes. Il mio potere avvizzisce e i rimorsi fioriscono. È tutto perché mio padre mi ha deluso. Quando ho capito a che punto fossi, era troppo tardi per fermarmi. Ma c'è ancora una possibilità di redenzione. Per entrambi. Ecco l'interruttore. Ciò che ho fatto non può essere cancellato. Non posso fermare ciò che ho avviato. Ma forse posso impedire che inizi del tutto. Lui era la mia prima speranza. Ora è la mia ultima. Ora potrò andare di sotto e raggiungere Elizabeth. Le ultime parole? Porto al riparo! Vedete, l'ho bloccato, dov'è? Sparirà, perché tutto questo deve finire. Ma anche distruggendo il sifone, sarò forte abbastanza da vedere tutte le porte e aprire quella che voglio. E se lo portassi qui, chi può dire se sarà in grado di affrontare i mostri che ho creato? Elizabeth, tieni duro! Cosa? Uno squarcio? Cosa? Perché chiedi cosa? Quando la domanda è quando? Vive, visse, vivrà. Muore, morì, morirà. Come vedi, Booker? Sono i pazzi a gestire il manicomio. Non mi ascoltano nemmeno più. Non posso fare altro
che guardare mentre ciò che ho innescato raggiunge lo stadio terminale. Ho usato tutto quello che avevo per portarti qui. Elizabeth, non capisco. Ti ho sentita urlare, stavo venendo a salvarti. Siamo... Ecco, prendi la mia mano. Sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Puoi dire quello che vuoi di Comstock. Era un indovino coi fiocchi. Non è stata la tortura a piegarmi, e nemmeno l'indottrinamento. È stato il tempo. Il tempo fa marcire tutto, Booker. Anche la speranza. Sto venendo. Songbird. Ferma sempre. Sì, ma avrei trovato un modo. No. È troppo tardi per me. Ti ho portato qui per il tuo bene. Il tuo e il suo. Ecco. Che cos'è questo? È per lei. Saprà come fare a leggerlo. Che cosa dice? Sono consigli. Consigli su cosa? Diventare me. Sono tornato. 1912. Prima che lei. C'è ancora tempo. Elizabeth! Voi due di sopra. Se diventa irritabile, usate le macchine su di. Comstock! Cosa le stai facendo? Lasciala stare! DeWitt, come definire il tuo intervento? Troppo poco e troppo tardi. Deve entrare là dentro. Finisco le macchine da fuori. Fatelo uscire di lì! Lei non è tua figlia! Forse non ora, ma credimi quando ti dico che lo sarà. Yeah.
alla fede. Il Signore giudica, io agisco. Raccogli ciò che semini. Gioite, perché la morte non ha pungiglione. La pietà appartiene al Signore. Trovato! Il Signore giudica, io agisco. La mia mira è buona, perché il mio occhio è del profeta. Dove è andato? Il Signore giudica, io agisco. Pietà appartiene al Signore. Uccideteli! Muori! Gioite, perché la morte non ha un giglione. Non statevene lì così, avanzate! La mia mira è buona, perché il mio occhio è del profeta. Elizabeth, arrivo subito! Penso io. È tutto ok? Ok, ora sistemo tutto. Sei pronta? Allora basta. Ecco. Dammi una mano qui. Credo che qualcuno volesse che l'avessi tu. Che cos'è? Leggilo e basta. Il tuo sogno su New York. Sì, è vera. E sono io che... Ci ha dato un modo per superare Songbird. Troveremo un dirigibile e ce ne andremo. Parigi, Elizabeth, ricorda, volevi andare a... Ce ne andremo. Dobbiamo trovare Comstock. Perché? Hai visto in cosa mi trasforma. Non glielo permetterò. E allora che fai? Vuoi ammazzarlo? Ora vuoi farmi la predica, Booker? Dimentichi che ti conosco. Non lascerò che tu lo uccida. Davvero, Booker? E cosa intendi fare per fermarmi? Niente di niente. Perché lo ammazzerò io per...